Per il penultimo servizio di 6x1 alziamo un velo di mistero. Si dice che un antico manoscritto custodito da una biblioteca di un monastero francese siano state ritrovate delle pergamene di un monaco vissuto nel XIII secolo, Simon de la Ville. È una storia di intrighi, religione, fede, ma anche speranza, quella che vi stiamo per narrare. È il Medioevo, con i suoi personaggi semplici ed importanti, laici e religiosi, che viene proposto e rivissuto tra le pagine di Specchio del Mare, diario romanzato di un monaco animato da fede, sogni e speranze, vissuto 8 secoli fa, con un enigma fatale da risolvere e tanta voglia di viaggiare. La sua storia, riletta nella finzione letteraria da un suo discendente secoli più tardi, Simon de la Ville, è proposta ai lettori del Nord-Est da Giuseppe Gottardo. Simon de la Ville in realtà è un monaco vissuto nel 1300, dove indubbiamente si dice che sia trovato in qualche abbazia, allora le abbazie erano molto estese in Francia, un suo manoscritto. Mi approprio un po' della sua personalità e attraverso questo monaco Eginardo seguo un po' la vita grande e piccola del Medioevo dell'epoca. Siamo dal 1190 al 1230. Eginardo viaggia in tutto il mondo e noi con lui. E attraverso i suoi occhi visitiamo il mondo di allora, tra cattedrali, palazzi, case d'Occidente ed Oriente. Parteciperemo da vicino alla vittoria e alla morte del magnifico Saladino e alla lotta in Terra Santa di Re Riccardo dal cuore coraggioso. Visita quasi tutta l'Europa, si ferma molto in Francia, viene a contatto con i problemi dei Catari e dopo naturalmente l'Italia conosce il lungo e il largo e poi anche invitato dal suo Papa va a visitare l'Egitto e la Mecca dove indubbiamente viene a contatto con queste realtà. Tra luoghi e persone anche un incontro mistico. Eginardo conosce San Francesco, anzi lo faccio assistere alla famosa poesia Altissimo Mio Signore, ed è interessantissimo sia la conoscenza che lui ha del mondo francescano, perché era cancelliere del Papa, non nascondiamoci, e sia anche San Domenico, i due grandi personaggi storici. Ma c'è una bellissima conoscenza che Eginardo ha come uomo, perché diventa monaco solamente negli ultimi anni della sua vita. L'incontro con la grande personaggio, la regina Eleonora d'Aquitania. Quanto c'è di lei in Eginardo e quanto avrebbe voluto essere Eginardo e vivere magari la vita che ha vissuto questo monaco? Ah, niente, dico subito, anche quando l'ho presentato, che ero vestito in abito religioso, i miei amici hanno chiaramente visto in me quello che avrei voluto essere. A me sarebbe piaciuto moltissimo stare nel Medioevo, naturalmente. Avrei dovuto avere la fortuna di stare dalla parte delle persone che potevano. Eginardo è un personaggio, tanto è un medico, è un letterato, un personaggio che conosce anche la legge, e poi quando stanco, la moglie è morta, i figli si sono sistemati, diventa monaco a un grande monastero che io conosco molto bene, che è Trisulti, che poi era stato costruito attraverso il beneficio di Innocenzo III. Punto forte di un volume che non è dotto ma certamente istruito è l'attenzione per la documentazione. La documentazione riguarda almeno 200 volumi che ho variamente consultato. Il mio amico padre priore e bibliotecario della biblioteca di Santa Giustina, padre Francesco, lo sa benissimo che a un certo punto portavo via volumi su volumi perché volevo documentarmi. Ogni parola che il Papa pronuncia, che pronuncia un re, una regina o un personaggio importante come anche Saladino, sono frasi che veramente attraverso l'epoca ho potuto ammirare e considerare. Perché lasciarsi incuriosire da Specchio del Mare? Perché ci fa conoscere un periodo che noi lo vediamo lontano da noi e spesso sinonimo di oscurantismo. In realtà uno dei periodi più belli
della vita storica di questi secoli.